il vento più o meno due anni fa. Mi hanno lavorato qua al dè. Poi se poi una mattina, viene da via e è sempre visto. A Germania, pieni i cartelli. Ha visto i cartelli? I zio, anche fava una prova. Che mossa risveglia il confine con la Svizzera. Il confine con la Svizzera, qui? E lui è andato a sé, sono andato a me. Ma le sembra possibile questa cosa? Guardi, me sta là. E tu svegli che mo in Svizzera ha lavorato tutti i dei, che impagna anche più sé. Per me era un bel affare. Andava a me. Nessuno lo sa, ma questo sarebbe dovuto diventare il confine più a sud della Svizzera. Adesso sembra incredibile, ma nel 2011 la Lombardia stava per essere annessa alla Confederazione Elvetica. Il 17 marzo 2012 a Biasca il ministro della difesa Ueli Maurer fa questa singolare dichiarazione pubblicata dal Corriere di Como. La Lombardia rappresenta circa il 90% dei nostri rapporti con l'Italia. Se diventasse il 27esimo cantone della Confederazione, tutti questi problemi, frontalieri, ristorni, blacklist, sparirebbero di colpo. Annettere la Lombardia per noi non sarebbe un problema. Pochi giorni dopo, una petizione lanciata su internet per l'annessione della Lombardia alla Svizzera raccoglie 22.000 firme e poi... Ho sentito parlare dell'idea per la prima volta da un sottosegretario del Ministero dei Trasporti che veniva da Como. Aveva una grande ammirazione per la Svizzera perché aveva accettato l'iniziativa contro i minareti. Era così entusiasta di questa scelta che mi raccontò del suo desiderio di annettere la Lombardia alla Svizzera. Facciamo parlare Marone, così ci racconta come ci facciamo annettere dalla Svizzera. So che un'ottima idea. Questo referendum che per chiedere l'annessione della Lombardia, di un pezzo di Lombardia alla Svizzera, qualcuno la intende come una cosa così un po' folcloristica, ma in realtà non è così. Secondo le autorità americane, l'uomo qui ripreso dalle telecamere di sorveglianza della banca d'affari Goldman Sachs sarebbe il funzionario del Dipartimento degli Affari Esteri della Confederazione, Andrea Zürcher. L'uomo che è stato al centro del piano di annessione della Lombardia alla Svizzera. Pronto? Sì, pronto, il signor Bucella della RSI. Sì, sono io. Chi ha il telefono? Mi chiamo Andrea Zürcher, sono un ex funzionario del Dipartimento degli Esteri e diciamo, ho delle cose che possono interessarle, uno scoop. Vale la pena, riguardo i rapporti tra Italia e Svizzera. Andrea Zürcher oggi vive nascosto in Sud America. A suo dire è in pericolo di vita. Signor Zürcher? Entrate veloce. Ho deciso di raccontare questa storia perché credo che la gente debba sapere come sono andate realmente le cose. Io fino a 2 anni fa facevo una vita da Bundesbeamter. Avevo una vita normale, nel senso che la domenica andavo a pedalare mountain bike lungo il fiume Ahr o facevo un po' di montagna, che è sempre stata la mia passione, e poi ero ingenuo. Non sapevo come va il mondo. Quando è partita questa cosiddetta operazione Lombardia? Io credo che tutto sia cominciato quando in Italia è uscito fuori lo scandalo di Ruby, la cosiddetta nipote di Mubarak. Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio. I reati che gli sono contestati sono quelli di concussione e prostituzione minorile nell'ambito del caso Ruby.
L'inchiesta ruota attorno a presunte feste a luci rosse che si svolgevano nella sua casa di Arcore. Certo, lo scandalo Ruby ha talmente dissipato la sua popolarità da metterlo di fronte a un'alternativa molto brutale per garantirsi una sopravvivenza futura. Vendo il Milan o vendo la Lombardia? Dall'altra parte c'era invece l'umiliazione della Lega da farle digerire, anche quella costosa. Una parte dei nostri militanti già prima non potevano vedere Berlusconi. Così, quando è venuto fuori lo scandalo della Ruby, abbiamo veramente rischiato una rivolta della base. Allora ci siamo riuniti e abbiamo proposto a Silvio una via d'uscita che fosse buona per tutti e due. Questo importante dirigente della Lega Nord, che ci chiede di restare anonimo, dichiara di aver partecipato in prima persona alla cosiddetta Operazione Lombardia. Siamo andati ad Arcore, ad una delle cene del lunedì. Era febbraio 2011. Sono sicuro perché quella sera c'è stato un temporale incredibile per quella stagione. C'ero io e Bossi e poi Berlusconi. Era presente anche Gianni Letta e Tremonti. A un certo punto il Bossi ha preso in mano la situazione e gli ha detto a Silvio: noi vogliamo che la Lombardia sia annessa alla Svizzera. Conviene anche a te, perché se il governo cade, tu vai in prigione e Mediaset sparisce. Due settimane dopo quell'incontro ad Arcore, Frattini era già a Berna. Ufficialmente all'ordine del giorno dell'incontro nel marzo 2011 tra i ministri Frattini e Calmiret c'è il tema della fiscalità, fonte di tensione diplomatica fra i due paesi. In realtà, oggi sappiamo che lontano dalle telecamere si è discusso di tutt'altro. L'ex consigliera federale Calmiret non ha voluto rispondere alle nostre domande. Abbiamo però trovato qualcuno disposto a parlare. Pascal Bugnon, una delle più strette collaboratrici del ministro e diretto superiore di Andrea Zürcher. On y va? Andiamo. Vi darò l'intervista durante il viaggio. Nel febbraio 2011, il ministro Frattini ha proposto alla Svizzera la cessione della Lombardia. Naturalmente a certe condizioni. Non credo che il Consiglio federale abbia preso sul serio la proposta italiana, ma i rapporti diplomatici con l'Italia erano molto tesi a causa della politica fiscale e così... Noi ci siamo incontrati in modo riservato, ma in un luogo ufficiale, a Istanbul con il presidente Merz. E quando il presidente Merz dice che Tremonti insistentemente chiedeva money, è una formula ellittica. Io chiedevo I want my money back. Perciò abbiamo inviato una delegazione diplomatica a Roma per conoscere i dettagli della proposta. In realtà, la delegazione era composta da una sola persona, Andrea Zürcher, che avete incontrato. Era il 18 aprile del 2011. Ricevo una telefonata della consigliera federale Calmiret in persona e mi convoca immediatamente nel suo ufficio e mi dice che sono stato scelto per un'operazione molto delicata e molto importante, ovvero trattare l'acquisizione della Lombardia. Io ho pensato che fosse uno scherzo. Alcuni giorni dopo, Zürcher è già in volo per Roma con il compito di verificare i termini della proposta italiana sull'annessione della Lombardia alla Svizzera. Appena sceso a Roma dall'aereo, mi accoglie un collaboratore di Berlusconi, Angelo, e lì c'è stata la prima sorpresa, nel senso che io pensavo che mi accompagnasse al ministero, invece mi ha fatto salire su un jet privato in direzione Arcore.
La presenza di Andrea Zürcher ad Arcore è provata da un'intercettazione telefonica della polizia italiana tra Julie Moret e Nayara Dos Santos, due delle cosiddette olgettine, le abituali frequentatrici delle feste di Arcore. Ciao amore, come va? Sei stato da lui ieri sera? C'era movimento? Ma così, c'era un svizzero. Ricco? Da come l'hai vestito non credo. Lui però dice che il svizzero è venuto per un affare molto importante. Le faccio un nome. Julie Moret. Diciamo che era diversa da tutte le altre. La showgirl Julie Moret ha accettato di riceverci nel suo appartamento milanese. Ero da poco arrivata dal Canada, volevo recitare, fare televisione. E Lele Mora mi ha detto che Arcore era il posto giusto se avevi certe ambizioni. Dopodiché lei è diventata una frequentatrice abituale della Villa di Berlusconi. Ma guardi, si trattava di cene normalissime. Effettivamente ero molto colpito dall'ambiente, diciamo, disinvolto in cui Berlusconi trattava gli affari di Stato. Allude alle famose cene eleganti? Sì, bunga bunga. Vuoi vedere? Si vede? Abbiamo saputo che Zürcher era riuscito a stabilire ottimi contatti con Berlusconi e il suo entourage. I termini della trattativa della proposta italiana stavano prendendo forma e tutto a un tratto la faccenda del blocco dei ristorni dei frontalieri stava per mandare tutta l'aria. Due ore di discussioni, alla fine una decisione clamorosa. Il Ticino verserà domani solo la metà dei ristorni relativi al 2010. Ma guardi, al momento in cui abbiamo deciso di bloccare la metà dei ristorni, come Consiglio di Stato eravamo totalmente all'oscuro dell'esistenza di una trattativa tra Svizzera e Italia. Io ero arrabbiato nero, anzi ero proprio incazzato. E Berlusconi pure. Lui non aveva la minima idea di che cosa fossero i ristorni. Ma Tremonti lo chiamava in continuazione dicendogli che degli svizzeri non ci si poteva fidare. Credo che sia un tema serio che vuole essere trattato in modo serio e non in modo, svizzero. Cioè, sinceramente, pensavo che mi avrebbero rimesso sul primo aereo per Berna. Io non mi interessavo a quello che succedeva di giorno. Sì, ho notato che il clima era pesante. Ho capito che dovevo far leva sulla psicologia di Berlusconi. E niente. Vai a ballare. È il numero del preservativo umano e l'avevo visto fare da un collega all'ambasciata di Haiti. Non credo che Silvia abbia mai riso tanto in vita sua. Tanto è vero che mi ha preso da parte e mi ha detto: Andrea, io e te domani riscriveremo la storia.
Infatti, la mattina successiva, nel giro di due ore e mezza, la trattativa era già conclusa. Io me lo vedo Berlusconi truccatissimo che annuncia ai lombardi: abbiamo comprato la Svizzera, il vostro sogno si realizzerà, tutto funzionerà come un orologio svizzero, pagherete meno tasse, il segreto bancario sarà garantito, e nessuno più vi farà la pressione che avete subito da Roma, ladrona. Poi, verso la fine di questo discorso pieno di sorrisi, lascerebbe magari intuire che è stata la Svizzera a comprare la Lombardia e che lui magari ci ha anche guadagnato qualcosa. Ma il punto è, come speravate di convincere gli italiani a cedere la Lombardia? Con i soldi degli svizzeri. Così, finalmente, avremmo potuto abbassare le tasse. Quella lì era la carta da giocare. La proposta di Berlusconi prevedeva la cessione della Lombardia in cambio di un versamento di 300 miliardi di franchi. Ma non solo. La Svizzera si impegnava a garantire l'immunità per il cavaliere e un forfè fiscale del 2% sul suo patrimonio. E poi Berlusconi, al solito suo, aveva già preparato una serie di spot, eventi per convincere gli italiani. Il cavaliere aveva già arruolato molti artisti per promuovere la cessione della Lombardia, alcuni di questi decisamente insospettabili. Una nuova versione che mi è venuta in mente adesso. Oh mora aurora, sono già, e questo è il vantaggio della Lombardia svizzera. Vabbè, adesso un po' da mettere a posto, però come Ino potrebbe andare bene, no? Finalmente potevo tornare a Berna con in tasca la pozza d'accordo da presentare al Consiglio federale, però ero talmente eccitato che, insomma, non riuscivo ad aspettare la mattina successiva l'aereo da Milano, e quindi ho noleggiato una macchina e sono partito. Mentre guidavo, in mezzo alla Brianza, di colpo è scesa una nebbia fittissima. Mi sono dovuto fermare. Sono sceso dalla macchina e non riuscivo neanche più a vedere le mie mani, talmente era fitta la nebbia. Sono andato avanti, e, non so, per diversi metri e così facendo ho perso il senso dell'orientamento. E a un certo punto ho anche pensato che magari ero morto e che ero già nell'aldilà, ecco. Credo di aver camminato per un'ora circa. E poi, finalmente, la nebbia si è diradata e ho iniziato a intravedere qualcosa. Era qualcosa che si muoveva. Avevo attraversato il confine senza accorgermene. E lì ho avuto come una, come dire, una rivelazione, cioè ho capito che i confini in natura non esistono, e lì ho capito l'importanza dell'operazione Lombardia, cioè un mondo in cui non esistono più confini. Sono
fatto. E la pozza d'accordo l'ho riportata a casa e sono diventato funzionario di livello 20. Poi ratificare l'accordo, quello non dipendeva da me. L'annessione della Lombardia alla Svizzera avrebbe forse dovuto superare alcune resistenze da parte dei cittadini della Confederazione. Qual è la tua opinione se la Lombardia venisse annessa alla Svizzera? La Lombardia, compreso Milano? Beh, penso che dobbiamo lasciare l'Italia agli italiani, no? Così... Così la loro cultura e attualmente il loro caos rimane là. Perché la Lombardia dovrebbe venire qua in Svizzera? Che loro stanno di là, che noi stiamo da questa parte. Loro stanno nel suo brodo e noi nel nostro, che è meglio. Io non sono d'accordo. Neanche io non sono d'accordo. Perché? Per la crisi economica in Italia e dopo infatti anche la Svizzera. Anche per un futuro che già così è dura oggi. Figuriamoci aderire alla Lombardia. Non mi sembra per niente una buona idea. Ci sarebbero inoltre state delle difficoltà tecniche, come ci spiega l'economista dell'Università di Zurigo, Mara Amstutz. Conosciamo tutti lo stato delle strade in Italia. La mancanza di puntualità dei treni, la situazione precaria delle scuole. Adattare le infrastrutture lombarde agli standard svizzeri comporterebbe un investimento enorme che dovrebbe essere finanziato da nuove tasse. Ne vale la pena? E gli svizzeri sarebbero disposti a pagare? Beh, anzitutto cambierebbero gli equilibri tra le regioni linguistiche. Gli italofoni diventerebbero dal 7 al 57%, mentre gli svizzeri tedeschi sarebbero il 37%, i romandi anche loro diventerebbero ancora più minoranza, e questo avrebbe un impatto enorme sul sistema politico, destabilizzandolo. Il governo non ha ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni ufficiali su Operazione Lombardia, ma l'ex consigliere federale Moritz Leuenberger ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Uno dei primi punti affrontati, la perplessità del Consiglio federale di fronte alla proposta portata da Zürcher. C'era una grande preoccupazione per l'unità nazionale. I romandi temevano che gli italofoni sarebbero diventati la maggioranza e avevano paura di perdere un membro del Consiglio federale. Con l'annessione della Lombardia, i rappresentanti italofoni in Consiglio federale sarebbero diventati 3 o 4 e probabilmente avremmo dovuto aumentare a 11 o 12 il numero dei membri del governo. Inoltre, già adesso, ogni volta che bisogna scegliere un rappresentante ticinese per una commissione o un altro incarico, c'è un'enorme lotta tra i sopracenerini e i sottocenerini. Figuratevi cosa sarebbe successo se si fosse aggiunta anche la Lombardia. Micheline, la signora Calmire, mi ha confidato che la discussione all'interno del Consiglio federale non durò più di mezz'ora e che la proposta di annessione fu rifiutata. Siamo realisti. All'epoca non c'erano le condizioni per prendere sul serio la proposta italiana. Nel luglio 2011, Zürcher torna alla sua vita di sempre. Ha un nuovo ufficio a Palazzo Federale e uno stipendio migliore. Ma il sogno di una nuova Svizzera è lontano. È stato un periodo molto duro. Diciamo che la decisione del Consiglio federale mi ha profondamente deluso. E forse è stata anche colpa mia che non ho saputo essere convincente e non ho saputo, diciamo, spiegare la grandezza di quel progetto, no? Quando gli svizzeri ci hanno sbattuto la porta in faccia, per noi, scusi l'espressione, è stato come pestare una merda a piedi nudi. E ci siamo detti che avevano la vista corta e che se ne sarebbero pentiti.
Nell'estate del 2011 il franco svizzero si ipervaluta, causando degli enormi problemi all'esportazione delle industrie svizzere. La Banca Nazionale cerca di rimediare stampando denaro, ma tutto è inutile e la recessione sembra sul punto di colpire la Svizzera. Infatti, tra luglio e agosto, i principali gruppi industriali svizzeri conoscono un tracollo in borsa. È un segnale chiaro. Una grave minaccia incombe sull'economia elvetica. Il costo dell'annessione avrebbe svalutato il franco svizzero, rilanciando di conseguenza le esportazioni delle nostre imprese. Adesso, di fronte alla crisi del Francoforte e alle persistenti pressioni sul paese a causa del segreto bancario, il governo comincia a intravedere i vantaggi dell'annessione. Svizzera e Lombardia insieme costituirebbero una nuova nazione di 17 milioni di abitanti, con un prodotto interno lordo di oltre 1.000 miliardi. Si creerebbe, insomma, una nuova superpotenza economica. Oggi lo sviluppo economico è legato ai servizi, all'istruzione, alla cultura e all'innovazione tecnologica. Queste offerte si trovano soprattutto nei grandi agglomerati come Los Angeles, Shanghai, Francoforte. Con l'annessione della Lombardia si verrebbe a creare un agglomerato di questo tipo tra Bellinzona e Milano. Una nuova potenziale Silicon Valley nel cuore dell'Europa. La Svizzera si caratterizza come un paese alpino, montagnoso, quindi una buona fetta del suo territorio è, tra virgolette, inutilizzabile, se vogliamo così dire. Bello, meraviglioso da un profilo visivo, estetico, però difficilmente utilizzabile. Guardiamo solo il Ticino ha dei fondovalli molto stretti, dove tutto si concentra lì. Col fatto di poter fruire, di poter avere una pianura larga, estesa, senza montagne come la pianura padana, certamente darebbe una dotazione di territorio veramente molto rilevante. Come testimonia questo documento riservato, il 15 agosto 2011 il Consiglio federale convoca una riunione eccezionale per riesaminare la proposta italiana sulla cessione della Lombardia. La riunione si tiene di notte. Il dibattito tra favorevoli e contrari è subito aspro. C'erano due questioni di fondo. Da un lato c'era il ministro Tremonti che esigeva di recuperare i capitali italiani in Svizzera. Eravamo in difficoltà. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato meglio allargare i confini svizzeri, in modo che questi soldi non fossero più dei capitali in fuga, ma semplicemente dei capitali della loro nuova patria. Così non avremmo più dovuto restituirli. Dall'altro lato c'erano delle considerazioni di ordine politico e culturale. I contrari volevano mantenere la Svizzera così com'è, un piccolo paese la cui identità poggia sulle montagne come il San Gottardo. Ma chi era a favore e chi era contrario nel Bundesrat? Nomi. Non posso dire di più. Devo rispettare la collegialità. Ho già raccontato troppo. Coloro che si opponevano all'annessione sono gli stessi che vedono la Svizzera come un paradiso fiscale, un'isola in mezzo all'Europa. Alcuni ministri, invece, credevano che l'annessione fosse un'opportunità per sviluppare l'economia svizzera in una nuova direzione. Un'economia meno dipendente dalle banche, più industriale. Un paese di gente che fa, di gente che costruisce. Abbiamo discusso a lungo i pro e i contro, ma alla fine abbiamo deciso. Avremmo continuato le trattative. Avevamo comunque l'idea che se le cose si fossero messe male, avremmo sempre potuto annullare tutto. Il 17 agosto ero di nuovo in volo verso Arcore ed ero contento perché
Beh, la missione tornava ad essere operativa e io speravo anche di rivedere Julie. Andrea era un romantico. Era la cosa di lui che mi aveva colpito di più. Ma era anche determinato, forse l'ho sottovalutato. Ma comunque ho capito che era tornato per concludere questa operazione Lombardia. E la ministra aveva fiducia nel fatto che Zirkler sarebbe riuscito a convincere Berlusconi ad accettare le nostre condizioni. Queste le quattro condizioni poste dalla Confederazione al governo italiano. 1. Ogni lombardo svizzero non avrà diritto di voto per iniziative popolari e referendum nei primi 10 anni, il tempo minimo per sviluppare la coscienza civica necessaria. 2. Ogni lombardo svizzero dovrà rinunciare alla sanità pubblica e stipulare una polizza malattia privata con un'assicurazione svizzera. 3. Ogni lombardo svizzero dovrà imparare almeno una lingua nazionale oltre la sua. 4. Mediaset non potrà trasmettere i suoi programmi su tutto il territorio svizzero, Lombardia compresa. Quando gli ho spiegato come stavano le cose, Berlusconi, diciamo, quasi gli viene un colpo e non penso di averlo mai visto così, ecco. No, guarda, Silvio era nero. Infatti lì per lì l'ho preso sotto braccio e l'ho accompagnato un attimo allo stagno dei fenicotteri, dove lui normalmente va per rilassarsi quando ha i problemi con i comunisti, no? Lui era angosciato e non accettava, non gli andava giù l'idea che svizzeri e lombardi non potessero più vedere Mediaset. Io ho tentato un po' di tutto e gli ho detto che lo doveva fare per il bene dei lombardi o che restando in Italia sarebbe finito in prigione e poi ho usato la vecchia carta. Cioè gli ho detto che diventando cittadino svizzero avrebbe fatto parte di un paese in cui l'evasione fiscale non è un reato. E lì lui ha ceduto. Il 21 agosto 2011 Berlusconi appone la sua firma al protocollo d'intesa con la Svizzera. In rappresentanza della Confederazione c'è anche il delegato federale alla Lombardia, l'uomo incaricato di ridefinire l'assetto territoriale della regione neoelvetica. Ma ricordo che quando ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato prospettato, diciamo, il conferimento dell'incarico di guidare questa delegazione che si occupava di portare avanti questi accordi, ero all'inaugurazione di un ostello a Kurzüt, tra l'altro un luogo veramente meraviglioso, e ovviamente ero rimasto anche molto onorato, non posso nasconderlo, di questo incarico. Le prime fasi del lavoro con Silvio Berlusconi si sono svolte nella sua villa di Arcore. Era sempre presente anche il funzionario Zürcher, che conosceva perfettamente bene il suo compito. Con Berlusconi e con Zürcher abbiamo discusso tutti quelli che erano gli aspetti istituzionali e ci siamo concentrati nel nostro lavoro in particolare sulla questione della creazione dei nuovi cantoni lombardi. Dopo parecchie discussioni siamo arrivati a delle conclusioni, in particolare sul numero, sul nome dei cantoni, sulla configurazione, e adesso vi penso che sia interessante mostrarle quello che era il risultato del lavoro. Ecco, qui abbiamo il territorio della Lombardia che è stato suddiviso in 5 cantoni lombardi, quindi cantoni svizzeri nella Lombardia. Il nome che è stato attribuito era Insubria Inferiore, Bassa Arezia, Orobbia, Cenomagna, Leponzia. Beh, diciamo che anche guardando oggi il risultato a cui si era arrivati, devo dire che era stato fatto un lavoro molto serio e il risultato, ricordo che per tutti era un risultato soddisfacente. Poi cos'è che è andato storto? Non c'è dubbio che gli stati-nazione appaiano piccoli, fragili, indifesi perfino di fronte a poteri sovranazionali soverchianti, come molto spesso sono i poteri della finanza, ci hanno messo in ginocchio. È il settembre 2011, un crescendo di ondate speculative si abbatte sull'Italia. Il 9 novembre si arriva all'apice. La minaccia di un fallimento della penisola mette fine
al regno di Berlusconi e dei suoi alleati della Lega Nord. Da domani si volta pagina con l'avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. A guida, oramai è certo, Mario Monti. Sono molto soddisfatto di poter... Appena insediato il nuovo governo ha preso questa decisione di abbandonare, diciamo, il progetto. Non le nascondo che la decisione era anche attesa e per certi versi anche comprensibile, perché evidentemente il nuovo governo si trovava confrontato con parecchi altri problemi, probabilmente molto più importanti, che potevano avere anche delle conseguenze più dirette. Però non le nascondo anche che dal punto di vista personale mio e degli altri negoziatori che hanno lavorato con me, la delusione, una certa delusione la si provava, era palpabile. Ecco, ricordo che lì ho fatto qualche riflessione anche sul mio futuro, perché rimanendo in governo con questo disegno grandioso, grandissimo da portare avanti, certamente avrebbe costituito uno stimolo veramente molto importante anche a livello personale. Tieni la chiave. Vi lascio le chiavi, non ne ho più bisogno. Perché? Lascia la Svizzera? Vado a cercare altrove quello che non riesco a trovare qui. Monti è l'uomo delle banche, è il rappresentante della finanza internazionale. Cosa ci si poteva aspettare da lui? E nasce da lì tutta la merda che si è poi rovesciata sulla Lega. I fondi neri per la famiglia di Bossi, gli investimenti in Tanzania, i diamanti, la guerra tra Bossi e Maroni. Nasce tutto lì. Dovevano farcela pagare. Torniamo alla questione che mi sembra decisiva. Lei continua a farmi capire, accenno dopo accenno, che dietro la decisione di Mario Monti di stracciare l'accordo italo-svizzero ci sarebbe qualcuno. Mi perdoni la domanda diretta, ma chi è questo qualcuno? Qualcuno che aveva i mezzi finanziari per poter intervenire sulla politica internazionale. Come ha fatto con la Grecia attraverso le operazioni swap. Una banca che decide chi e quando deve governare. Una banca che ha piazzato nei posti chiave tutti i suoi uomini che hanno lavorato per lei e che sono Mario Draghi, Romano Prodi, Lucas Papademos ad esempio e appunto Mario Monti. Beh, adesso i riferimenti mi sembrano chiari, lei sta parlando di Goldman Sachs. No, lei l'ha detto. Sì, l'ho detto io, ma come avrebbe fatto, mi scusi, Goldman Sachs a venire a conoscenza dell'accordo italo-svizzero? Diciamo che avremmo dovuto guardarci meglio le spalle. Da sempre. Quando che eravamo gli operai che lavorava, mi arrivava una signora, una bella donna, arrivava la minigonna che dava il che, con gli alon del ferro. Sermo meta da fare delle fotografie. La dit che lei era l'ispettrice del lavoro. Nel filmato ci sono le prove. Sono le prove di questa operazione in Lombardia che vengono consegnate a un avvocato di Goldman Sachs. Ma è lei o no su quel filmato? Sì, sono io, sì. Perché si stupisce? Tutti i grandi centri di potere hanno delle ragazze al loro servizio. E Berlusconi l'ha controllato da molti.
Immagino che Goldman Sachs la paghi bene per controllare Berlusconi. Immagina giusto. E dunque ne valsa la pena di tradire Andrea? Avevo visto oltre la nebbia. Avevo visto una nuova Svizzera che somigliava all'isola di Utopia. L'idea di un mondo migliore, ecco, per me, in cui la politica e l'economia erano veramente al servizio del cittadino. E questa per me era Operazione Lombardia. Ma poi cosa ha fatto? Per un po' di tempo ho continuato ad andare a lavoro in ufficio, ma ero talmente rammaricato da quello che era successo che ho perso ogni motivazione. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio, di dare una nuova direzione alla mia vita. E così mi sono ritirato a Dharamsala, dove vive il Dalai Lama, non so se lo sapete. E poi un giorno, verso fine marzo del 2012, leggo il Corriere di Como e leggo la dichiarazione di Maurer sull'acquisizione della Lombardia da parte della Svizzera. Sapevo che l'UDC era sempre stato contrario all'operazione Lombardia. Quindi questa dichiarazione di Maurer mi è sembrata una sorta di sbeffeggiamento nei confronti di coloro che ci avevano lavorato. Io così non ci stavo, cioè non volevo essere preso in giro fino a quel punto. E quindi ho deciso di smascherare il sistema, no? Anzi, ho fatto una cosa in più. Ho deciso di farlo implodere. Ho consultato il mio maestro John, un monaco che prima di ritirarsi a Dharamsala aveva lavorato come informatico presso Goldman Sachs. E lui mi ha indicato la strada. The stiffest tree is most easily cracked. While bamboo and willow survive by bending with the wind. Sometimes it is enough to remove a grain of sand to make a mountain collapse. Here is the key. The key that will help you tear down this monster who suffocates the world in his coils. This is your karma. Informatico che aveva creato lui, abbastanza sofisticato da far collassare l'intero sistema operativo di Goldman Sachs, ma per bypassare le loro difese informatiche dovevo portarlo direttamente nel loro server centrale a New York. Ma come poteva pensare di riuscire a entrare in uno dei luoghi più protetti del mondo? Quando ero funzionario del Dipartimento degli Esteri, ogni venerdì pomeriggio seguivo il corso di mimetizzazione. Sì, la mia specialità era il camaleontismo. Quindi che cosa ha mandato a monte il suo piano? Il fatto che ormai perfino a 15 metri di profondità c'è campo.
Ovviamente hanno cercato già di uccidermi dentro il cavò. Io mi sono salvato solo grazie al mio addestramento. Però ho alle costole sia gli uomini della CIA che quelli di Goldman Sachs, che sono quelli più pericolosi. Io non so fino a quanto potrò nascondermi, però so che loro mi troveranno prima o poi. Grazie. È per questo che ho deciso di parlare, perché voglio che il mondo sappia come stanno le cose. Per questo. Scusatemi un attimo. Ragazzi, è successa una cosa incredibile. Che cosa? Egli. Quello disegnato, quello là? Quello. Quello in carta pecorito. Quello coi capelli tutti fisi. Quei capelli del Big Jim. Berlusconi! Mi ha detto che, lo so che sembra incredibile quello che sto per dirvi, sembra che la Lombardia verrà annessa alla Svizzera per via della crisi. Adesso lui mi ha fatto tutti dei discorsi economici che non vi sto qui a dire adesso. Sembra una delle sue cazzate, invece pare che sia. Lui me l'ha data per certa. Arriviamo al punto che interessa a noi. Mi ha dato l'incarico di scrivere il nuovo inno. È una roba segretissima che non deve sapere nessuno. Però questa è un'occasione. È un'occasione. No, ragazzi, adesso senza scherzi, bisogna mettere giù qualcosa di veramente valido. Io ho un'idea pazzesca. Qua c'è l'inno svizzero. Aspetta! Scusami, qua c'è l'inno svizzero. Dobbiamo fare in modo di lombardizzare l'inno svizzero. Questo è quello che mi ha detto. Senti qua. Sentiamo. Cioè, mi viene questa idea qua. Ma una roba un po' anche per una ballad, un po' sul soffè. Mi sundré a lavorà. Mi sundré a capà. Bella quella. Ma lo sentite? Oh mia bella madonnina col cioccolà. Questo non è bellissimo. Male, eh? Perché mette insieme nel cantone fa lavorare il comenda. E poi porti i miei franchi lombardi. Sai che è bello, ma è bello proprio il pezzo. È bello il pezzo. È un bel cioè, pezzo, secondo me. Sì, è un bellissimo pezzo. Scusate. Sì, no, mi ricorda anche qualcosa, mi ricorda. No, non è lui, è un falso allarme. È la Svizzera. Falso allarme, no, è un messaggio della Svizzera che dice allora venite o no. Pazzesco. Ma tu come fai a ricevere telefonate? Ragazzi, mi sento, no scusate, mi sento osservato. Ancora. Aspetta.